Sì, andiamo ad iniziare quest'ultima serata dell'Università d'Estate. Come sempre, benvenuti, buona serata alle autorità presenti, al pubblico che segue sempre con molta attenzione questi appuntamenti. Mi corre l'obbligo a questo punto di ringraziare il direttore dell'Università d'Estate, Mario Caligiuri, per la puntuale organizzazione e soprattutto per l'interesse suscitato dai temi trattati, per la levatura dei docenti intervenuti e per l'eco mediatica suscitata dall'Università d'Estate. Questa sera concluderà le lezioni del ciclo estivo 2017 Magdi Cristiano Allamma, al quale in qualità di sindaco mi onoro di portare il saluto della città e più sinceri ringraziamenti per essere in mezzo a noi questa sera. Vi prego di accoglierlo con un applauso. Ci parlerà del futuro dell'identità occidentale. Nato Magdi Allam presso il Cairo il 22 aprile del 1952. Siamo coetanei, ho il piacere di essere coetaneo. Di che mese sei? Agosto. Quindi sono più anziano. no, 4 mesi. no, no, una bazzecola. È un giornalista, politico e scrittore egiziano naturalizzato italiano. Per volontà della madre, che lavorava presso una famiglia italiana, studiò in un collegio cattolico delle suore comboniane al Cairo. Dal 1962 fino al 1970 proseguì i suoi studi in un collegio salesiano. Imparò la lingua italiana e acquistò familiarità con la cultura italiana e occidentale, e con la religione cattolica, pur non essendo ancora battezzato. A 20 anni, nel 1972, ottiene una borsa di studio indetta dal governo italiano e si trasferisce in Italia. Si laurea in sociologia all'Università La Sapienza di Roma. La carriera giornalistica di Magdi Allam è iniziata nei primi anni Ottanta. Si è occupato da subito di tematiche legate al vicino Oriente e ai rapporti tra questo e l'Occidente. Dopo aver collaborato con i quotidiani Il Manifesto e con l'agenzia di stampa Quotidiani Associati, dove scrive articoli di politica internazionale, entra alla Repubblica, dove lavora come editorialista e inviato speciale. Nel 2003 Stefano Folli lo porta al Corriere della Sera, offrendogli la carica di vice direttore ad personam, una qualifica superiore rispetto a quella ricoperta alla Repubblica e che solleva Allam da ogni responsabilità sulla linea politica del giornale. Il suo primo articolo al Corriere è datato 3 settembre 2003. Allam firma il suo ultimo articolo per il quotidiano di Via Solferino il 30 novembre 2008, quando direttore è Paolo Mieli. Dal 2009 è iniziata una collaborazione con Libero Quotidiano, dal 2011 ad oggi lavora come editorialista per il giornale. Le sue posizioni, severamente critiche sul mondo islamico, dura condanna di numerose associazioni islamiche da lui ritenute estremiste, proposta dal divieto di costruire nuove moschee, teorie riguardanti rapporti occulti fra moschee e gruppi terroristici che ne avrebbero in alcuni casi anche finanziato la costruzione, gli hanno procurato critiche feroci, ma anche consensi. I suoi ammiratori lo citavano spesso come modello di musulmano moderato e di arabo perfettamente integrato nel mondo, nella cultura e nel sistema di valori propri dell'Occidente. E per i suoi detrattori, però, si tratta di un personaggio inattendibile che diffonde odi e sospetti. In occasione della strage di Oslo del 22 luglio del 2011, Allam si è segnalato per aver sostenuto che l'attentato è da considerarsi quale conseguenza del dilagare del multiculturalismo. Nel 2006 Allam ha vinto congiuntamente a tre giornalisti il premio Dan David, istituito dall'omonima fondazione israeliana in onore di un imprenditore israeliano. Il premio, dotato di 1 milione di dollari, fu diviso come regolamento in parti uguali con altri tre vincitori, e
ed egli donò il 10% del premio a studenti laureati nei loro rispettivi campi. Il premio gli è stato assegnato per il suo incessante lavoro mirante a favorire la comprensione e la tolleranza fra le culture. Il 22 marzo del 2008, durante la veglia pasquale, Magdi Cristiano Allam formalizzò la sua conversione al cattolicesimo, ricevendo in San Pietro, in Vaticano, da Benedetto XVI, battesimo, cresima ed eucaristia in una soluzione unica. Recentemente ha però dichiarato la sua posizione critica nei confronti della Chiesa Cattolica per il celibato sacerdotale e per la posizione di quest'ultima di legittimazione dell'Islam come vera religione. La sua carriera politica. Il 30 novembre del 2008 Magdi Allam annuncia la fondazione del partito Protagonisti per l'Europa Cristiana. In un'intervista al Corriere della Sera, Allam dichiara di aver creato questo nuovo soggetto politico anche per la tutela e l'affermazione in politica delle radici cristiane dell'Europa. Allam sigla in seguito ad un accordo con l'UDC, in virtù del quale nel 2009 viene candidato come indipendente alle elezioni europee ed eletto al Parlamento europeo con quasi 40.000 preferenze personali. Nel dicembre del 2011 ha abbandonato il gruppo parlamentare del Partito Popolare Europeo in polemica sulla tiepidezza del gruppo sui temi etici e sulla presenza nello stesso gruppo del Partito Islamico Conservatore Turco, Partito per la Giustizia e lo Sviluppo, e si è iscritto al gruppo euroscettico Europa della Libertà e della Democrazia, dove siede assieme agli europarlamentari italiani della Lega Nord. Nel 2014 aderisce a Fratelli d'Italia, diventando membro dell'ufficio di presidenza di questo partito. Ha scritto numerose opere sull'islamismo e sui rapporti con l'Occidente. La sua critica posizione verso l'eccessiva tolleranza della Chiesa Cattolica nei confronti dell'Islam e delle moschee in Italia, e soprattutto la sua posizione severa nei confronti dell'immigrazione selvaggia, lo ha portato recentemente alla ribalta delle cronache. E per finire, vi leggo alcuni recentissimi titoli di stampa di Magdi Allam. Se l'imam inaugura il Consiglio Comunale, significa che l'Europa ha scelto di sottomettersi all'Islam pacificamente. Re Felipe di Spagna e la bimba islamica. Non so se avete visto l'immagine sui giornali. L'illusione di poter sconfiggere il terrorismo islamico legittimando l'Islam. Se in Italia piace solo il poliziotto buono e si condanna l'uso legittimo della forza, sarà la fine dello Stato di diritto. La guerriglia dei migranti contro la polizia a Roma è l'anteprima della prossima guerra civile. La strage di Barcellona ci conferma che dobbiamo innanzitutto riscattare la certezza di chi siamo e poi combattere l'Islam che ci vuole sottomettere. Va bene aver posto fine all'attività delle navi delle organizzazioni non governative, ma ora bisogna bloccare gli sbarchi e quest'autoinvasione per occuparsi finalmente dei problemi italiani. Un professore critica l'Islam, la preside lo sospende, lo sanziona e lo denuncia come un malato mentale. Succede questo in Italia. Vi ringrazio e passo la parola a Mario Caligiuri. Cambio di programma, interviene l'altro direttore dell'Università di Stato, il professor Florindo Rubettino. Grazie, buonasera a tutti. Benvenuto a Magdi Cristiano Allam a questa edizione dell'Università d'Estate, che abbiamo voluto intitolare Il futuro della storia, come già il professor Caligiuri nelle precedenti due lezioni ha ampiamente spiegato, proprio perché riteniamo che riguardare e rileggere il passato non è un puro esercizio archeologico, ma è un esercizio che invece ci aiuta a capire bene il presente. Nel 92 Francis Fukuyama scrisse un libro, un autorevole e studioso politologo americano, scrisse un libro che intitolò La fine della storia e l'ultimo uomo, nel quale sostanzialmente sosteneva che
essendo venuto meno il pericolo dei grandi totalitarismi che avevano in qualche modo contraddistinto la storia del XX secolo, e avendo ormai la società occidentale, democratica, liberale, imposto i propri stili di vita, la propria libertà, le proprie democrazie, la storia sostanzialmente era finita, si erano annientati i grandi nemici storici della democrazia e il futuro sarebbe stato un futuro assolutamente nel quadro della democrazia e della libertà. Purtroppo la storia non era finita, come da lì a qualche anno risultò evidente con l'emergere del grande conflitto tra due modi di vedere e di interpretare, la storia, la società e l'Occidente. Per questo motivo ritorna utile, non essendo appunto la storia finita, ritorna utile l'utilizzo della storia e ritornare alle lezioni della storia, anche perché appunto la storia deve dialogare col presente, illuminare il presente e attraverso la comparazione aiutarci a capire. E quando serve, la storia deve aiutarci a suonare il campanello d'allarme. Il campanello d'allarme è tutte le volte che qualcosa di grave sta succedendo nella società. E credo che questo campanello d'allarme, mai come in questo periodo, debba essere suonato dalla società occidentale, perché è evidente a tutti che c'è un pericolo, direi mortale, per la civiltà occidentale e per i suoi esiti democratici, e che sicuramente l'acquiescenza è una debolezza rispetto ad altre potenti forze che si scagliano contro la società occidentale, sicuramente non può essere la strada giusta. Magdi Allam è uno di quegli degli artefici di una riflessione che è riuscita a sfidare anche il politicamente corretto. Si può essere d'accordo o non d'accordo con le sue tesi, anche con le estreme conseguenze a cui porta le sue tesi, ma sicuramente è una di quelle persone che insomma, dice chiaramente che non è sufficiente rivendicare la libertà dell'Occidente, ma bisogna avere il coraggio di difenderla questa libertà tutte le volte che c'è qualcosa che la mette in discussione. Siamo in guerra è per esempio il titolo di un suo libro apparso qualche anno fa, che fotografa in maniera secondo me chiarissima quella che è la situazione, guardando la questione dal punto di vista demografico. Per esempio, Allam sostiene che è in atto un'invasione demografica. Alcuni numeri giusto per capire di quello che stiamo parlando. In Europa, dice, ci sono 500 milioni di abitanti in 29 paesi membri e solo il 16% di questi abitanti, pari a 80 milioni di abitanti, ha meno di 30 anni. Nella sponda orientale e medio orientale del Mediterraneo ci sono sempre 500 milioni di abitanti, che calcola nei 22 stati arabofoni più la Turchia e l'Iran, però di questi 500 milioni di abitanti il 70% ha meno di 30 anni, pari a 350 milioni di abitanti. Ora, se noi mettiamo su un piatto di una bilancia, da una parte gli 80 milioni di giovani occidentali, cristiani, molto spesso in crisi di identità, crisi culturale, quindi non capaci di difendere la civiltà occidentale, e tra l'altro in questi 80 milioni c'è una consistente porzione di musulmani che sono già qui da noi, e dall'altra parte i 350 milioni di giovani medio orientali che al 99% sono convinti che l'Islam è l'unica vera religione e che deve essere affermata ovunque nel mondo, e il risultato credo che sia davanti agli occhi di tutti. Qui non si tratta di essere moderati o estremisti, ma qui siamo davanti a dati, davanti ad evidenze scientifiche, direi, che come tali vanno trattate. E arriva a dire Magdi Allam, se la situazione è questa, paradossalmente i musulmani da qui a breve non avranno più neanche bisogno di farci la guerra, perché attraverso le nostre regole, attraverso il formalismo delle nostre leggi, osservando semplicemente le nostre regole, facendosi leggere in Parlamento, potranno sottometterci e potranno imporre la civiltà occidentale. Ora, ripeto, si può essere d'accordo o non d'accordo di fronte a queste affermazioni, però certamente pongono un problema serissimo, e l'angolazione da cui Allam affronta queste vicende sicuramente è un punto di vista originale, tra l'altro di un conoscitore interno a quel mondo, e quindi credo che sia un punto di vista importante. Lui stesso a insegnarci, a dirci, e questo dimostra appunto la
legalista, per cui insomma sicuramente ascoltare le sue parole può essere utile per comprendere meglio le azioni e le politiche per contrastare questo fenomeno. Grazie. Ora si conclude questa manifestazione, caro Magdi, che conferma Soveria Mannelli come un porto franco pressoché unico nel panorama estivo meridionale. Adesso abbiamo invece Magdi Cristiano Allam. Ha spiegato il sindaco Sirianni chi è l'ospite importante che abbiamo questa sera insieme con noi. Un dato: in Italia ci sono 1,5 milioni di islamici. In Italia i convertiti all'Islam sono tra i 50 e i 70 mila. I convertiti dall'Islam al cristianesimo sono molti di meno, tanto è vero che Magdi Cristiano Allam è dovuto arrivare con la scorta a Soveria questo pomeriggio. Ha scritto diversi libri. Nel 2002, il primo che comincia ad affrontare il tema, subito dopo le Torri Gemelle, Bin Laden in Italia, viaggio nell'Islam radicale. E nel 2017, l'ultimo libro che troverete in fondo al banchetto, se ancora ne sono rimasti, è Maometto e il suo Allah. Il tema qual è? Il tema di stasera è un tema da fare tremare le vene ai polsi: il futuro dell'identità occidentale, della civiltà occidentale. L'Occidente si caratterizza per essere una società aperta. Utilizziamo la definizione di Popper. Una società è aperta quando è tollerante. È tollerante verso qualunque fede, qualunque religione, qualunque politica, qualunque persona, qualunque cosa. C'è una sola eccezione alla società aperta. Non si può essere tolleranti con gli intolleranti. Questa è l'unica eccezione che individua Popper. Ora, prima del 1979 noi non sapevamo cosa fosse l'Islam radicale. Il 79 è l'anno in cui Khomeini ritorna in Iran, dopo la scacciata di Reza Pahlavi. Il 79 è l'anno in cui l'Unione Sovietica invade l'Afghanistan e successivamente gli Stati Uniti finanziano i talebani in funzione antisovietica. Quando dieci anni dopo, via radio, Khomeini lancia una fatwa verso l'autore dei versetti satanici, e l'abbiamo preso come un fatto folcloristico. Così come cinque anni dopo, quando nel 2004 venne sgozzato Theo van Gogh per avere realizzato il film Submission, sottomissione, che è uno dei termini con cui si può tradurre il termine Islam, e abbiamo considerato, diciamo, questo è un pazzo che si è comportato così. Quando succede l'attacco alle Torri Gemelle, è uno schiaffo all'Occidente. E Oriana Fallaci dice subito il suo punto di vista, e da cui poi un lungo articolo sul Corriere della Sera, da cui viene tratto poi il libro La rabbia e l'orgoglio. Ma prima di Oriana Fallaci c'era chi aveva trattato questi temi, ed era un'antropologa che si chiamava Ida Magli, che aveva scritto tra l'altro un libro con Giordano Bruno Guerri, che era qualche mese prima che Giordano assumesse l'incarico di assessore comunale qua a Soveria nel 97. Nell'occasione, dopo qualche tempo, su The National Interest, la rivista della Richard Nixon Foundation, Daniel Pipes scrive un saggio e mette a confronto i vari punti di vista su quello che sarebbe potuto accadere in Occidente. Parliamo del 2002-2003. E ipotizzava tre scenari. Il primo scenario era quello che l'Islam si sarebbe integrato all'interno della civiltà europea. Il secondo scenario era quello che gli europei si sarebbero ribellati e avrebbero scacciato gli islamici. Il terzo scenario era quello della prevalenza degli islamici in Europa. Tra queste tre prospettive, Pipes riteneva che la più probabile fosse la terza, per due ragioni. Uno, la questione demografica. La seconda, per quanto riguardava la secolarizzazione,
lo diceva prima anche il sindaco, dei giovani dell'Occidente, anche Florindo. Allora, il fondamentalismo islamico si intreccia con il fenomeno epocale dell'immigrazione. C'è una relazione tra questi due fenomeni? Allora, Paul Collier, che è uno dei più grandi studiosi di economia africana, dice che l'immigrazione è un fenomeno che deriva dalla insostenibile disparità di ricchezza nel mondo. E dice che nel lungo periodo si attenuerà, mentre nel breve e medio periodo dobbiamo prepararci a trasformazioni epocali. Ancora, la valutazione che si fa, dice Collier, dell'immigrazione è una valutazione in base ai valori, non in base ai numeri, in base ai valori che noi siamo disposti ad accettare. Così come, mentre la classe politica tiene conto degli aspetti economici, i cittadini tengono conto degli aspetti sociali. Allora, la valutazione del fenomeno e dell'immigrazione è globale, però le risposte sono inevitabilmente nazionali, lo stesso vale per il terrorismo. Allora, le risposte nazionali sono spesso risposte elettorali. Recentemente, il mese scorso, il presidente dell'INPS, Tito Boeri, afferma che chiudere le porte agli immigrati significa nei prossimi 22 anni accumulare un debito di 38 miliardi. E allora si pone il dilemma. Da un lato è una necessità economica avere l'immigrazione di fronte al suicidio demografico che ben ha descritto Florindo. Dall'altro è un dovere morale che i paesi ricchi aiutino i paesi poveri. Questo è un dilemma particolarmente forte. Allora, e quindi di chi dice che è una necessità economica e morale e dall'altro invece chi sostiene che l'immigrazione islamica è un danno irreparabile per la nostra civiltà. Le tendenze demografiche non sono tutte, non sono destino, però sono indicative. Quelle a lungo termine ci dicono chiaramente che nel 2100 saremmo 11 miliardi sulla Terra, 9 miliardi tra Africa e Asia, 500 milioni nell'America del Nord, Messico, Stati Uniti e Canada, e 650 milioni in Europa, ovviamente immigrati compresi. Allora, la immigrazione rappresenta da un lato gli esiti del colonialismo, quindi Gran Bretagna, Francia, in parte Spagna, dall'altro dell'industrializzazione, come il caso della Germania, della Svezia, della Svizzera. Il fallimento del multiculturalismo è stato reale, sia nella versione britannica, cioè la convivenza di culture, e sia nella versione francese, l'integrazione in nome della laicità. Il fallimento, quindi, è evidente di un progetto politico, sociale ed educativo. Quali sono due aspetti che emergono in modo evidente? Primo, è il fallimento dell'integrazione degli immigrati. Teniamo conto che chi è che non si integra? Non si integrano gli immigrati islamici. Ce lo ricordava nel suo ultimo libro Giovanni Sartori, La corsa verso il nulla, evidenziando che in India erano più di 1000 anni che i musulmani non riuscivano a integrarsi con la popolazione del luogo. Il secondo aspetto, su cui si riflette poco, il rapporto tra immigrazione e terrorismo. Cioè, nell'immediato non ci sono evidenze consistenti, soprattutto dal punto di vista giudiziario, che leghino questi due fenomeni a livello immediato. Ma a medio e lungo termine il collegamento tra immigrazione e terrorismo è evidente, perché gli attentati lo fanno quelli delle seconde, delle terze generazioni. Concludo. Siamo in guerra, dice Magdi Allam. Molti dicono in Italia, però finora noi non abbiamo avuto attentati. Vero? Ma è vero che il 18 di marzo del 2015
al Bardo di Tunisi ci sono stati morti italiani, al Bataclan il 13 novembre del 2015 morti italiani, a Nizza il 14 luglio del 2016 morti italiani, a Berlino il 19 di dicembre del 2016 morti italiani, a Barcellona l'altra, il 17 agosto del 2017 morti italiani. Quindi noi il nostro tributo di sangue lo stiamo già pagando, siamo già in guerra. Quindi la prima cosa è capire, perché il capire è la premessa del fare. Noi, caro Magdi, non vogliamo né denunciare né condannare, noi vogliamo capire. È possibile difendersi? Cosa bisogna fare? Si può reagire? È possibile costruire un percorso fruttuoso di convivenza? Si può uccidere ancora nel XXI secolo in nome del Dio degli eserciti, da una parte e dall'altra? Allora, senza pregiudizi, senza luoghi comuni, qua a Soveria, scheggia di libertà, vogliamo riflettere su questo tema centrale dell'inizio del XXI secolo con uno dei protagonisti del dibattito politico e culturale del nostro paese. Amiche, amici, Magdi Cristiano Allam. Grazie di cuore all'amico Mario Caligiuri, grazie a Florindo Rubettino, grazie al sindaco Leonardo Sirianni per la fraterna accoglienza. Vorrei salutare anche Roberto Verardi che è qui presente, il professor Verardi. Grazie ovviamente a tutti quanti voi per questa partecipazione. Se mi permettete un saluto particolare alle forze dell'ordine che sono qui presenti per tutelare la nostra sicurezza. Io raccolgo subito l'invito di Mario chiarendo questo. In una società civile è fondamentale convergere sui dati, sui fatti che rappresentano correttamente la realtà. Si può legittimamente divergere sulla valutazione dei dati e dei fatti, così come è auspicabile che si torni a convergere sulla prospettiva. Prospettiva che auspicabilmente dovrebbe rappresentare il bene comune. In Italia spesso ci si scontra sui dati e sui fatti. Non si vuole prendere atto della corretta rappresentazione della realtà. Si ha paura di guardare in faccia alla realtà e di conseguenza il processo della valutazione, dell'individuazione della prospettiva risultano distorti. Il futuro della civiltà occidentale ritengo che oggi sia il tema dei temi che riguarda noi, ma riguarda soprattutto i nostri figli, i nostri nipoti. Ci sono alcuni concetti, sarò sintetico, cercherò di parlare il meno possibile in modo da dare anche a voi poi l'opportunità di intervenire, anche se alcune cose vanno dette. Quando circa 400 anni prima di Cristo Erodoto definì l'Egitto un dono del Nilo, se guardate la cartina geografica, l'Egitto è un deserto solcato da questa esile striscia d'acqua che garantisce la vita. All'epoca di Erodoto la popolazione complessiva dell'Egitto era di 1 milione di abitanti. Oggi sono circa 90 milioni di abitanti che continuano a vivere grazie a questa esile striscia d'acqua. Su un piano geopolitico, questo ha comportato che per regolamentare il flusso dell'acqua del Nilo dal sud al nord dell'Egitto sia sempre stato necessario un forte potere centralizzato, perché non si può consentire a nessuno di interrompere questo flusso di acqua vitale per la sopravvivenza delle persone.
Quindi da 7.000 anni, cioè da 5.000 anni prima di Cristo, da quando si ha traccia della storia dell'Egitto, traccia scritta della storia dell'Egitto, l'Egitto è sempre stato governato da un faraone. Può prendere denominazioni diverse, ma si tratta di un forte potere centralizzato. E questo ha delle conseguenze anche per quello che è l'aspetto sociale. Se ci trasferiamo in un'altra realtà simile strutturalmente, che è la penisola arabica, dove non c'è un Nilo, ma ci sono pozzi di acqua disparati, dispersi nel deserto, anche in quel contesto c'è sempre stato, a livello di tribù, a livello di clan, un forte potere centralizzato, perché non si può consentire ad un pazzo di svegliarsi alla mattina e, avvelenando quei pozzi d'acqua, determinare la morte di tutta la comunità. La conseguenza antropologica è che noi ci troviamo in un Oriente dove al centro c'è la comunità e dove le persone sono subordinate alla comunità. La loro funzione è determinata dalla comunità e dove pertanto l'obbedienza assoluta al capo e la partecipazione regolamentata in modo rigoroso di ciascun membro della comunità non ammette deroghe, non ammette eccezioni, non ammette violazioni, perché potrebbe tradursi nella fine fisica della comunità. Quando ci spostiamo invece sulla nostra sponda del Mediterraneo, noi abbiamo un quadro geografico che è radicalmente diverso. Abbiamo una infinità di fiumi, di laghi, di vita che si affaccia direttamente sul mare, di montagne che hanno fonti d'acqua naturali, e abbiamo delle comunità molto distribuite sul territorio, proprio perché ogni comunità può beneficiare di un'autonomia sul piano del rifornimento dell'acqua e sul piano alimentare. Sul piano antropologico, questo ha comportato che in Europa, al centro della civiltà, c'è la persona, non la comunità, la persona. E di conseguenza tutta la costruzione storica, la costruzione dei sistemi politici, mette al centro la persona e mette al centro ciò che contraddistingue la persona, quelli che sono dei diritti fondamentali della persona, quella che è la funzione centrale della ragione, che è lo strumento umano con cui ciascuno di noi si impegna a valorizzare per poter essere pienamente se stesso. Arriviamo al VII secolo, torniamo nella penisola arabica, e lì succede qualcosa che cambia le sorti della nostra Europa. Maometto nacque nel 570 alla Mecca, in un contesto dove la maggioranza delle popolazioni, che erano distribuite in tribù e in clan, professavano una fede politeista. Allah era uno dei 360 idoli che si adoravano all'interno di un pantheon politeista che aveva sede in un edificio cubico che oggi sorge al centro della grande moschea della Mecca, ma che prima dell'Islam era il centro della fede politeista.
e Allah era l'equivalente di Giove nel Pantheon politeista romano, di Zeus nel Pantheon politeista greco. La novità apportata da Maometto fu quella di dire che bisogna adorare solo Allah, escludendo tutti gli altri 359 idoli e di conseguenza diventando lui il messaggero di Allah, l'adesione a questa nuova fede del culto del solo Dio Allah comportava la sottomissione al potere di Maometto, che sostanzialmente creò una nuova tribù. I musulmani si presentano in quel contesto come una nuova tribù che si costruisce attraverso la creazione di proprie, tra virgolette, forze armate. Siamo nel deserto, quindi di predoni del deserto che assaltano delle carovane e che sottomettono con la forza altre tribù. Tra queste tribù che subiscono la violenza dei musulmani spiccano tribù ebraiche e tribù cristiane. In particolare gli ebrei sono state le vittime predilette di Maometto. A Medina, la seconda città santa dell'Islam, dove lui nel 622 fu costretto a emigrare, c'erano tre tribù ebraiche. Due furono costrette ad andarsene abbandonando tutti i loro beni. La terza fu sterminata, fisicamente sterminata, da Maometto. E sia nel mio libro Maometto e il suo Allah, ma che non fa altro che riprendere i contenuti dei testi musulmani autentici, si precisa che nel 627 Maometto partecipò personalmente allo sgozzamento e alla decapitazione dei maschi adulti della tribù ebraica dei Banu Quraiza, e il totale degli ebrei uccisi, decapitati, fu 900. Maometto decapitò i capi della tribù ebraica dei Banu Quraiza. Alla morte di Maometto nel 622, gli eserciti islamici non fanno altro che proseguire l'azione di Maometto, emulandone le gesta. In meno di 200 anni gli eserciti islamici sottomettono con la violenza le popolazioni della sponda orientale e della sponda meridionale del Mediterraneo, che al 98% erano cristiani. Tutto il Mediterraneo era cristiano. La cristianità si sostanziava del fatto che permeava, che era fisicamente rappresentata in tutto il Mediterraneo. La rottura della cristianità avviene appunto quando gli eserciti islamici invadono la sponda orientale e meridionale e impongono con la forza l'Islam. Attorno all'anno 1000 le popolazioni sono ancora al 50% cristiane, al 50% islamizzate, e man mano la percentuale degli islamici cresce e si riduce la presenza dei cristiani. Meno di 200 anni gli eserciti islamici invadono la Spagna e vi rimangono per 8 secoli. In meno di 200 anni invadono la Sicilia, ci rimangono per circa 4 secoli, creano avamposti militari in tutta Europa, fino nel nord dell'Europa. Nell'830 e nell'846 per due volte invadono Roma e per due volte saccheggiano la Basilica di San Pietro, portandosi via tutto l'oro, tutto l'argento che c'era. Nell'847 cominciò la costruzione delle mura del Vaticano, quelle che oggi noi chiamiamo le mura del Vaticano, e furono costruite proprio per prevenire nuove invasioni islamiche e per salvaguardare la cristianità all'interno dello Stato della Chiesa. È un fatto simbolicamente importante, perché ci fa comprendere che la costruzione dei muri in Europa
avuto proprio inizio nel momento in cui ci si è dovuti difendere da questa invasione in modo particolare. Le coste italiane in tanti punti sono fortificate perché il nemico da cui ci si doveva difendere era un nemico islamico. E ciò che connota questa minaccia è il fatto, così come era già accaduto sulla sponda orientale, sulla sponda meridionale, è che è una realtà che si impone, è una realtà che ritiene che l'Islam è l'unica verità, ed è l'unica verità che deve imporsi con le buone o con le cattive. L'Europa acquisisce la sua identità cristiana nel momento in cui nel 732 a Poitiers Carlo Martello riesce a bloccare l'avanzata islamica, ed è in un documento che descrive la vittoria cristiana a Poitiers che compare per la prima volta la parola europei, dove europei significa i cristiani che su questa sponda settentrionale del Mediterraneo sono riusciti a sconfiggere gli islamici e a salvaguardare la fede e la civiltà cristiana su questa sponda del Mediterraneo. Se noi siamo riusciti a salvaguardare la cristianità e la civiltà cristiana su questa sponda del Mediterraneo, lo si deve esclusivamente al fatto che a Poitiers nel 732, con la Reconquista nel 1492, a Lepanto nel 1571, a Vienna nel 1683, gli eserciti cristiani hanno bloccato la strategia, che non si è mai interrotta, islamica, di sottomettere all'Islam anche questa sponda settentrionale del Mediterraneo. Il concetto di Occidente e di Oriente, declinato diversamente, lo abbiamo rivissuto nel momento in cui, con il muro di Berlino, si è creato una divisione simbolica tra un Occidente la cui connotazione principale era il mercato libero, i diritti, il rispetto dei diritti fondamentali della persona, la libertà in senso lato, si contrapponeva al blocco comunista, dove all'opposto c'era al centro il potere centralizzato che mirava alla dittatura del proletariato, a creare un contesto dove tutte le popolazioni avrebbero dovuto in modo paritario affermarsi e diffondere questo nuovo credo ovunque nel mondo. Nel 1989, con il crollo del muro di Berlino, si scopre in realtà che l'Occidente, venuto meno il nemico comunista, nel momento in cui non può più continuare a identificarsi nel rapporto con il comunismo, ma deve guardarsi allo specchio scopre di aver perso la propria anima, scopre di aver perso le proprie radici, scopre di aver perso la propria fede. Fu proprio Giovanni Paolo II, che è stato uno degli artefici del crollo del muro di Berlino, nel 1989 a sostenere che l'Europa doveva ricristianizzarsi, dove la ricristianizzazione sottintendeva la necessità non soltanto di recuperare la propria fede, ma di recuperare la propria identità, le proprie radici. Noi oggi ci troviamo in un'Europa che attraversa sostanzialmente
una fase di decadenza che la pone di fronte allo stesso bivio in cui si trovò l'impero romano nella fase della sua decadenza. Perché anche l'impero romano, come questa Europa, avviò il processo di decadenza nel momento in cui ci fu il calo demografico, si facevano meno figli. Non ripeterò il dato che hai menzionato, che è molto importante, spero che l'abbiate ascoltato attentamente. Sicuramente questa Europa è l'area del mondo che in assoluto ha il più basso tasso di natalità. Le popolazioni europee sono a rischio di estinzione perché sono popolazioni sempre più anziane, dove si fanno sempre meno figli. L'impero romano, come questa Europa, registrò il fatto che ad un certo momento applicò quello che oggi noi chiamiamo lo ius soli, diede la cittadinanza romana a tutti i sudditi dell'impero, a prescindere dal fatto che aderissero o meno alla civiltà romana. L'impero romano, come questa Europa, ritenne che per colmare il deficit demografico si dovessero spalancare le frontiere allo straniero. L'impero romano, come questa Europa, registrò il venir meno della certezza dei valori e delle regole e la diffusione della dissolutezza sul piano dei costumi. L'impero romano, come questa Europa, attraversava una crisi economica strutturale che comportò l'imposizione di tasse sempre più elevate ai cittadini, che come gran parte di chi oggi vive in Italia si trova in difficoltà, dove possiamo ritenerci fortunati se a fine mese si riesce a pagare tutti i debiti che abbiamo con le banche, con lo Stato, le varie utenze, eccetera, eccetera. Guardando a ritroso la nostra storia con il senno del poi, possiamo comunque ritenerci fortunati perché all'impero romano è seguito il cristianesimo. I nostri figli e i nostri nipoti non potranno dire la stessa cosa, perché a questa Europa seguirà l'Islam, e l'Islam non è la stessa cosa del cristianesimo. Pensate che già oggi ci sono 4 capitali europee, che sono Londra, che in assoluto è la più popolosa, con 8 milioni di abitanti. Bruxelles, che viene indicata come la capitale dell'Unione Europea perché ospita le sedi delle 3 istituzioni dell'Unione Europea, oltre ad ospitare la sede della NATO, Amsterdam, la capitale dell'Olanda, e Oslo, la capitale della Norvegia. In queste 4 capitali europee, tra i nuovi nati, il nome in assoluto più diffuso è Mohammed, Maometto. Cioè chi nasce oggi a Londra, a Bruxelles, ad Amsterdam e a Oslo sono prevalentemente musulmani. Ci sono fette del territorio europeo che sono già state islamizzate, perché quando loro diventano maggioranza demografica e controllano fisicamente un territorio ben definito, riescono di fatto a sottrarlo alla sovranità nazionale perché noi glielo consentiamo. E glielo consentiamo perché l'ideologia che oggi in Europa regolamenta il rapporto tra la popolazione autoctona e le persone che provengono o sono originarie di altri paesi o che condividono un'altra fede, e che è il multiculturalismo di cui prima l'amico Mario ha menzionato, il multiculturalismo si è limitato a elargire a piene mani diritti e libertà, senza però chiedere in cambio l'ottemperanza dei doveri e il rispetto delle regole.
senza un comune collante valoriale identitario, attribuendo a queste persone che provengono o sono originari di altri paesi o che condividono una fede diversa la prerogativa di autoamministrarsi sulla base delle proprie regole o addirittura sulla base delle proprie leggi, come avviene in Gran Bretagna, che è la patria del multiculturalismo, dove da 35 anni ci sono dei tribunali islamici legittimati dallo Stato, che hanno già emesso decine di migliaia di sentenze in tema di diritto familiare, di diritto patrimoniale, basate sulla Sharia, sulla legge islamica, nonostante il contrasto stridente, il contrasto flagrante, per una ragione molto semplice, che nella Sharia, nell'Islam, la donna è concepita come un essere antropologicamente inferiore. Maometto disse che la donna è manchevole sul piano dell'intelletto e Allah nel Corano prescrive che la testimonianza della donna vale la metà della testimonianza dell'uomo, che la donna eredita la metà di ciò che spetta all'uomo, che l'uomo può sposare fino a 4 mogli contemporaneamente, le può ripudiare a piacimento, le può picchiare se disobbediscono ai suoi ordini. Questo succede in Europa perché noi glielo consentiamo. Quindi ciò che emerge subito, che più che preoccuparci dell'arbitrio, dell'arroganza e della violenza altrui, noi dobbiamo occuparci di noi stessi, dobbiamo occuparci della nostra fragilità, della nostra ingenuità, del nostro buonismo, della nostra pavidità, della nostra paura, della nostra sottomissione agli interessi materiali, il petrolio, il gas, l'accesso ai loro mercati, il business delle armi, della ricostruzione, la nostra necessità dei loro fondi sovrani, dei petrodollari, e talvolta c'è anche la collusione ideologica da parte di alcuni tra quelli che ci governano. Questa nostra fragilità sostanzia, ed è questa la sfida vera che concerne il futuro della civiltà occidentale, sostanzia il fatto che oggi noi abbiamo persino perso la certezza di chi siamo sul piano delle nostre radici, della nostra fede, della nostra identità, dei nostri valori, delle nostre regole, delle nostre stesse leggi. Siamo arrivati al punto di vergognarci di chi siamo. Siamo arrivati al punto di non volerci più del bene. Accordiamo agli altri ciò che non è concesso a noi stessi. Siamo arrivati al punto di trasformare questa nostra casa comune in una terra di nessuno, dove chiunque può entrare, chiunque può piantare la propria tenda, chiunque può dettare le proprie condizioni, e noi ci limitiamo a sommarle quantitativamente e ad accettarle acriticamente. E questa nostra fragilità oggi è particolarmente accentuata dal tracollo demografico, perché quando una società è sempre più anziana, è strutturalmente fragile, soprattutto se deve confrontarsi o scontrarsi con una realtà che è di gran lunga più giovane rispetto alle popolazioni europee. E oggi noi stiamo, più che subendo, stiamo promuovendo quello che potrebbe rivelarsi come il colpo di grazia della nostra civiltà, e mi riferisco a questa apertura incondizionata e illimitata delle nostre frontiere. Guardate che le guerre e la povertà in Africa, in Asia e in Medio Oriente ci sono sempre state. Basta sfogliare un qualsiasi testo di storia moderna per rendersi conto che ci sono sempre state. Non è un fatto contingente che esplodendo oggi determina questo esodo epocale di milioni di persone. Se è solo oggi che noi registriamo questo esodo epocale, è perché è il frutto di una strategia deliberata, di una strategia pianificata, ed è una strategia da noi finanziata,
Con noi non intendo né noi né Paolo Gentiloni, che è l'ultima ruota del carro, ma chi veramente governa oggi le sorti di questo mondo ed è la grande finanza speculativa globalizzata che ha deciso che la rigenerazione della vita non debba essere affidata alle famiglie, in questo caso nostro italiane, aiutando le famiglie italiane, aiutando le madri italiane, aiutando i giovani italiani affinché attraverso la stabilità lavorativa e attraverso anche una sana cultura dove in parallelo ai diritti e alle libertà possa esserci spazio per i doveri, per le regole, per il senso della responsabilità, metterli nella condizione di mettere al mondo le proprie famiglie, di mettere al mondo i propri figli. Invece si sceglie di aprire incondizionatamente le frontiere per far entrare milioni di giovani. Hanno prevalentemente un'età compresa tra i 20 e i 30 anni, quelli che arrivano, sono prevalentemente di sesso maschile, sono nell'esplosione della fertilità sessuale e sono prevalentemente musulmani quelli che arrivano. La prospettiva è la autosostituzione delle nostre popolazioni e la islamizzazione delle popolazioni europee in un contesto dove l'umanità tenderà ad essere sempre più omogeneizzata, omologata, all'insegna del meticciato antropologico, abbattendo le frontiere e le identità nazionali e localistiche, sostanzialmente per ridurre ciascuno di noi a semplice strumento di produzione e di consumo della materialità. Ci troviamo di fronte dunque a questo bivio. Oggi ci dicono che per sopravvivere bisogna essere una macrodimensione. Per confrontarci con la Cina, con la Russia, con gli Stati Uniti, con l'India, ci dicono che o l'Italia aderisce totalmente agli Stati Uniti d'Europa, rinunciando in toto alla propria sovranità, o l'Italia non conterà nulla nel mondo, perché il parametro di riferimento è il PIL, il prodotto interno lordo. Quindi la crescita la crescita quantitativa dei beni e dei servizi prodotti dall'economia. Questo che cosa si traduce? Si traduce nel fatto che la prospettiva sarà quello di un mondo che mette al centro la moneta, di un mondo che mette al centro la speculazione finanziaria, un nuovo ordine mondiale governato dalla speculazione finanziaria e dove la popolazione sarà omogeneizzata, sarà uniformata. L'altra prospettiva, ed è quella che a me convince, è quella di riscattare quella che è la microdimensione che storicamente ha sempre consentito all'Italia di essere una grande nazione. L'Italia nella storia è stata grande quando i comuni hanno avuto un ruolo rilevante. Nella storia contemporanea l'Italia è stata la quarta potenza economica mondiale quando alle micro, piccole e medie imprese, che rappresentano il 98% del sistema dello sviluppo in Italia, è stato consentito di poter operare in modo virtuoso. L'Italia ha circa 8.000 comuni, 6.000 comuni hanno meno di 5.000 abitanti. La stragrande maggioranza dei comuni in Italia si connotano per la microdimensione. L'Italia ha tre grandi patrimoni che sono ineguagliabili, che non sono clonabili da nessun cinese: il patrimonio ambientale, siamo il paese più bello che c'è al mondo, il patrimonio culturale, che è il più cospicuo dell'umanità,
e il patrimonio umano, la creatività degli italiani e il valore aggiunto che il mondo intero ci invidia. Noi possiamo o valorizzare questi tre grandi patrimoni e poter legittimamente aspirare ad essere il paese numero uno al mondo per la qualità della vita, oppure dissolverci in questo mondo globalizzato, nella macro dimensione, dove saremo un numero. Gli Stati Uniti d'Europa saranno sostanzialmente un grande protettorato a trazione tedesca, all'interno del quale i paesi economicamente più deboli, la Grecia, l'Italia, il Portogallo, la Spagna, l'Irlanda, saranno delle colonie economiche. Questa è la scelta che noi oggi siamo chiamati a fare per salvaguardare l'unica civiltà al mondo che si fonda e che legittima la sacralità della vita di tutti, senza alcuna eccezione. La pari dignità tra uomo e donna e la libertà di scelta individuale. Dobbiamo impegnarci affinché questo possa essere salvaguardato ed è un compito innanzitutto culturale. La vera rivoluzione che serve in Italia è una rivoluzione culturale per illuminare le menti, fortificare gli animi, capire correttamente quello che sta accadendo dentro casa nostra, di fronte a casa nostra, per poter individuare la prospettiva, una prospettiva che consenta ai nostri figli e ai nostri nipoti di poter continuare ad essere pienamente se stessi all'interno di questa nostra casa comune. Grazie. Adesso, dopo la brillante, ampia relazione, lezione che ci ha tenuto Magdi Dell'Am, lo spazio alle domande. Quindi chi è che vuole intervenire in modo tale che possiamo avviare? Quindi ci sono tante domande, tante mani tese. C'era Enzo Cotroneo, poi gli amici. Prego. Domande brevi, così poi diamo la possibilità al nostro docente di poter rispondere. Quindi raccogliamo le domande, facciamo così. Prego. Possiamo. Sì, questo o quello là. Vai. Ne raccogliamo tre alla volta, va bene? O tutte le volevi raccogliere? Tutte? Va bene. Buonasera. Allora, la domanda, vado direttamente alla domanda, salto il preambolo perché. Essendo anch'io all'interno dell'islamismo come studioso e come analista, la domanda diretta è se secondo Magdi Dell'Am esiste o meno la possibilità temporale, e se esiste qual è questa forbice, per far sì che la popolazione musulmana, quantomeno italiana, riesca a concepire per affrontare un percorso di secolarizzazione che le consenta di estrapolare quindi quello che è il concetto giuridico dal tessuto della fede e consentirle in questa maniera di riuscire a andare avanti in quello strano percorso di integrazione non ricercato comunque dalla comunità musulmana italiana. È più qualcosa che cerchiamo noi, in quel contesto di moderazione musulmana che noi abbiamo inventato, in quel concetto che noi abbiamo inventato, per sentirci più tranquilli, posto che io considero l'Islam e il musulmano come uno e solo, non nella sua concezione estrema o moderata. L'Islam è Islam e come tale va trattato. Così come considero il musulmano fondamentalista per essenza, perché non esiste il musulmano tiepido. Il jihad della parola è proprio portato contro il musulmano tiepido da chi invece si considera musulmano puro, quindi in quella visione più forte, wahabita magari, legata alla penisola arabica, che tanto va per la maggiore adesso. Quindi se esiste questo orizzonte temporale nella sua visione. Seconda e ultima questione, proprio sui fondi patrimoniali,
come legge da nativo egiziano e da italiano naturalizzato, la fortissima intrusione patrimoniale del Qatar in questo momento in Italia, financo nel nostro campus universitario, laddove in questo contesto storico, in questo momento specifico, le intelligence di tutto il mondo vedono la famiglia Altani, reggente in Qatar, con un fortissimo legame con la fratellanza musulmana che tanto sponsorizza le organizzazioni salafite. Grazie. Grazie Enzo. Ecco, se cortesemente diamo il microfono, presentati. Sono Sandro Sirianni, vorrei fare una domanda. Abbiamo capito da quello che è stato detto che ci sono una suddivisione anche sul problema dell'Islam, cioè da un punto di vista laico e da un punto di vista teologico. Se dal punto di vista laico le società sono incline a non difendersi perché hanno gli interessi economici da difendere prima di tutto, perché la Chiesa, quale interessi ha la Chiesa a non farlo? A difendere la nostra società, cioè perché la Chiesa spesso non lo fa, lei stesso ha preso le distanze dall'ultimo Papa perché comunque autorizza questa ascesa islamica. Bene, quindi altre domande? Presentatevi prima in modo per la... Pasquale Taverna di Bianchi. Ma se noi andiamo a attuare questa politica di criminalizzazione dell'islamismo, non acutizziamo ancora di più il problema e di conseguenza le due civiltà si troveranno ancora di più su un luogo di scontro che invece trovare un'occasione di confronto e trovare una mediazione fra le parti e quindi un convivere sociale normale? Grazie. Io sono Vito Destito. Vorrei chiedere a Magdi se non ritiene che la sua rischia di essere nonno un timore, ma una profezia, cioè tutto il nostro processo di laicizzazione non è un dato congenito alla nostra identità europea, è il frutto di secoli di storia, questo processo di laicizzazione, che a un certo punto è degenerato il laicismo e ha messo un po' accantonato il senso del sacro. Che è Vito, lo devi tenere proprio vicino alla bocca. quindi ha un po' accantonato il senso del sacro che è alla base di tutta quella identità, di quella costruzione di identità, perché i valori non si costruiscono sulla dimensione scientifica tecnologica, si costruiscono sul senso del sacro, no? Ecco. Come pensa che in poco tempo, visti i dati demografici, cioè perché ci sono voluti secoli perché si realizzasse questo processo, perché questi nostri valori si realizzassero, e poi ci è voluto pochissimo, circa un secolo e mezzo, tra la fine del 1800 in poi, perché entrasse in crisi tutto questo processo, quando si è ecceduto nella dimensione scientifica tecnologica e abbiamo creato il mito del dominio tecnico del mondo su cui ci siamo incartati, su cui ci siamo avvitati. L'unica nostra dimensione è quella legata ai bisogni, alle paure. Ecco perché non siamo più in grado di sostenere con forza, con convinzione, niente. Abbiamo paura di tutto. Ecco. E come è possibile in così poco tempo? Perché io sono convinto di quello che dice Magdi Allam e quindi che il pericolo è imminente. Come facciamo a recuperare tutta questa crisi? Che è, mi pare. Bene, che sì. Perfetto. Spero di avere. Prossima domanda. Allora, cercherò di essere sintetica, se tu mi fai perdere tempo divento prolissa. Allora, diceva prima, si parlava di una rivoluzione culturale. A dire la verità, una decina d'anni fa Mario Caligiuri ha scritto un libro sulla rivoluzione culturale che sarebbe venuta dai giovani e dagli intellettuali. Siccome purtroppo io vivo nel mondo della scuola e di intellettuali ti posso garantire che ce ne sono pochissimi, io penso che questa rivoluzione oggi sarà come quella profetizzata da Marx, che diceva uomini di tutto il mondo unitevi, aveva previsto la rivoluzione che secondo la sua caratteristica si doveva realizzare in un mondo industrializzato. Invece si verificò in Russia, dove non c'era neppure l'industria. Mi sa che questa rivoluzione, se arriverà,
verrà dal popolo comune, perché la gente ormai, anche se noi siamo cristiani, caritatevoli, la gente ormai ne è piena le tasche. Io abito a Nicastro, a Piazza d'Armi, se esco di sera ci sono 8 musulmani e 2 italiani. Quindi è un'invasione vera e propria. La seconda domanda che volevo rivolgere a Magdi è questa. Lei, come posso dire, dava il motivo, razionalizzava il fatto che l'impero romano d'Occidente fosse caduto in seguito a un calo demografico. Questo è vero, in parte, perché già dal secondo secolo d.C., ai tempi di Diocleziano, i barbari premevano ai confini dell'impero. Quindi ci troviamo in una situazione analoga, forse perché aveva ragione Giambattista Vico quando parlava di corsi e ricorsi storici. La terza domanda è: noi in qualità di cristiani, no, laddove il cristianesimo ci invita a porgere l'altra guancia, io da mamma, da nonna, da educatrice, non so più cosa devo dire ai miei alunni, se porgere l'altra guancia o invece graffiare con le unghie. Grazie. Altre domande? Prego. Sarò sì. Velocissimo. Sì, volevo... Per favore, brevi e ne facciamo quante vogliamo. Volevo sapere più specificatamente qual è l'interesse dell'alta finanza a omogenizzare un paese come l'Italia e una parte dell'Europa. No, la mia, nel ringraziare l'amico Mario per l'invito, Magdi, è questo. E il fatto che sono d'accordissimo con Magdi quando parla di islamizzazione dell'Europa, dell'Occidente, questa, diciamo, questa progressiva islamizzazione. Tuttavia vorrei mettere in evidenza il fatto che Magdi ne ha sempre parlato della monumentale biografia di Maometto, dove si evince la subordinazione della donna, appunto, come diceva Magdi, già manchevole dal punto di vista intellettuale e non solo, ma la cosa che volevo sottolineare è la seguente: come mai, Magdi, in Occidente, nelle scuole, nelle università, non si parla delle responsabilità dell'Occidente, in quello che abbiamo creato noi l'attuale Medio Oriente, con Sykes-Picot, con l'accordo, con lo scellerato accordo del 1916, quando i due, esponenti d'Inghilterra e Francia a tavolino, tradendo gli arabi prima e avendo loro promesso un grande stato arabo, e quindi hanno deciso a tavolino quella che oggi è l'Arabia Saudita, quella che oggi è l'Iraq. Quindi diciamo che dovremmo fare anche autocritica. Negli ultimi anni, e chiudo, gli Stati Uniti, l'imperialismo americano, ha condotto una guerra chiamata preventiva, denominata preventiva, contro l'Iraq. Quindi bypassando l'ONU, i caschi blu e quant'altro, aprendo un vaso di Pandora, scatenando tutto quello che oggi noi purtroppo viviamo, come tu denunci giustamente. Però io dico di fare anche una, diciamo, assumerci le nostre responsabilità. Ecco, questo bisogna farlo, per una questione di correttezza e di vedere la storia a 360 gradi. Grazie. Io sono nato in un paese a maggioranza islamica, l'Egitto, negli anni 50, quando l'Egitto era laico, ed era laico perché l'allora capo di Stato, Nasser, aveva imposto la laicità, sottolineo imposto la laicità, così come Ataturk nel 1924 impose la laicità nella neonata Repubblica della Turchia, che si formò dalle ceneri dell'ultimo califfato islamico turco ottomano. Il risultato è che la società era laica. Io in 20 anni non ho visto donne velate per le strade del Cairo. Le donne musulmane egiziane, quando andavano al mare, non avevano remora alcuna a indossare il costume da bagno, il bikini, quando esplose la moda del bikini. Quindi si può essere sicuramente musulmani e laici, sottolineo musulmani come persone e laici,
se il governo è laico, se le leggi sono laiche, se le istituzioni sono laiche. E questa laicità all'epoca si affermò anche come contrapposizione al radicalismo islamico, in Egitto in modo specifico dei Fratelli Musulmani, movimento radicale islamico che nacque nel 1928 e che al pari dell'ISIS, al pari di Al-Qaeda, vuole islamizzare l'insieme dell'umanità, anche se persegue tattiche diverse. I fondi del Qatar sono sicuramente un problema nel momento in cui è accertato che il Qatar è il principale finanziatore dei Fratelli Musulmani, così come è il finanziatore di gruppi estremisti islamici dalle cui fila poi è nato anche l'ISIS. Se veramente si volesse mettere fine allo Stato islamico dell'ISIS, sarebbero sufficienti 24, forse 48 ore. Se continua a esistere da 3 anni, evidentemente c'è qualcuno che ha interesse a tenerlo in piedi, e sicuramente una responsabilità principale ricade sulla Turchia di Erdogan, che io considero l'uomo più pericoloso che c'è oggi in Medio Oriente, che sta reislamizzando la Turchia, sostenuto principalmente dai fondi del Qatar e in parte anche dell'Arabia Saudita. Perché la Chiesa legittima, chiede Sandro, questo processo di islamizzazione? Quello che a me preoccupa, e lo dissi nel 2013, è innanzitutto la legittimazione dell'Islam come religione. Il cristianesimo ha come comandamento nuovo, portatoci da Gesù, l'amore nei confronti del prossimo, chiunque esso sia. L'errore è nel sovrapporre la dimensione della persona, che va laicamente rispettata, cristianamente amata, con la dimensione della religione. Ritenere che per amare cristianamente i musulmani come persone si debba automaticamente e acriticamente legittimare l'Islam come religione, a prescindere dai suoi contenuti. Così come sono preoccupato per l'enfasi riposta dalla Chiesa di Papa Francesco in quella che viene chiamata l'accoglienza, che di fatto si sta traducendo in un'autoinvasione, in un'autosostituzione etnica e nella islamizzazione delle nostre società, perché gran parte dei giovani che entrano sono musulmani. Quindi io faccio fatica a capacitarmi di come la Chiesa possa promuovere questa prospettiva di islamizzazione demografica delle nostre popolazioni. Per quello che riguarda la convivenza, su quali basi, chiede Pasquale, noi siamo per nostra fortuna uno Stato laico e proprio perché non dobbiamo discriminare nessuno, proprio perché vogliamo che tutti coloro che scelgono di condividere questa nostra casa comune possano farlo, dobbiamo essere rigorosissimi nell'esigere, sottolineo esigere, che tutti indistintamente rispettino le leggi laiche dello Stato, che tutti indistintamente ottemperino alle regole su cui si fonda la civile convivenza, che tutti indistintamente condividano i valori fondanti della nostra civiltà, a partire dalla sacralità della vita di tutti, la pari dignità tra uomo e donna e la libertà di scelta individuale. Faccio rapidissimamente un esempio. Se in Italia la legge dello Stato prescrive che tutti i cittadini, uomini o donne, quando si manifestano nello spazio pubblico devono avere il volto scoperto, perché i tratti somatici devono essere immediatamente identificabili, ebbene per nessunissima ragione dobbiamo consentire alle donne musulmane di andare in giro con il volto coperto, che sia scritto, che non sia scritto nel Corano, che l'abbia detto, che non l'abbia detto Maometto. Le nostre leggi devono rappresentare una linea rossa invalicabile. Solo se noi sapremo farci rispettare, potremo garantire a tutti una pacifica e costruttiva convivenza all'interno di questa nostra casa comune, che non è solo uno spazio fisico,
ma anche uno spazio giuridico, uno spazio valoriale, uno spazio spirituale e uno spazio di civiltà. Vito recuperare il senso del sacro. Questa è una domanda che va posta alla Chiesa, non a Magdi Cristiano Alla, ma alla Chiesa. C'è sicuramente una crisi della spiritualità. Io mi auguro che la Chiesa possa tornare, o le Chiese cristiane possano tornare ad essere dei fari che ci illuminano e che contribuiscano a dare delle certezze, perché soprattutto i giovani oggi, quando si guardano attorno, non hanno più delle certezze. Siamo in una società dove la dittatura del relativismo, straordinaria espressione di Benedetto XVI, ci ha spogliato della nozione stessa di verità. Noi non crediamo più che esista la verità, riteniamo che ognuno possa essere depositario della propria verità e che tutte le verità debbano essere messe sullo stesso piano. Ci sono delle verità che corrispondono ad un dato scientifico, ad un dato obiettivo, che vanno riaffermate, perché diversamente noi continueremo a sprofondare in un contesto dove inevitabilmente prevarrà il nichilismo e dove finiremo per essere sopraffatti da altre ideologie o da altre religioni che, a differenza di questa nostra civiltà decadente, hanno chiaro quelli che sono dei punti di riferimento che corrispondano a delle certezze. Ed è una delle ragioni principali per cui oggi ci sono dei giovani o delle giovani italiane e europee che aderiscono all'Islam, perché questa nostra civiltà è una civiltà che affascina nella sua dimensione materiale, ma non affascina più nella sua dimensione spirituale. Non abbiamo più la capacità di essere persuasivi, convincenti sul piano della dimensione dell'identità e dei valori, di ciò che dà un senso compiuto alla nostra esistenza, ed è una necessità vitale per tutti, compresi i nostri figli, i nostri giovani. La rivoluzione popolare, sono d'accordo, eri tu che sono d'accordo. Noi ci troviamo di fronte ad un bivio epocale: o tutti quanti noi ci rimbocchiamo le maniche, ci mettiamo la faccia e ci impegniamo per riscattarci, consolidandoci dentro e per salvaguardare questa nostra civiltà. E voglio dire che questa nostra civiltà è l'unica civiltà al mondo che consente a chiunque di alzarsi e di dire tutto quello che vuole. Basta andare sull'altra sponda del Mediterraneo, e questo non può accadere, non può accadere. Chiunque di noi oggi qui può alzarsi e dire qualunque cosa voglia, ma ricordiamoci che questo accade perché questa nostra civiltà, che è sicuramente una civiltà che ha recepito la filosofia greca, il diritto romano, e che ha nel cristianesimo, nelle radici ebraico-cristiane, il portato principale, che hanno poi dato vita alla cultura del Rinascimento, dell'umanesimo, alla realtà dell'illuminismo, e che si traduce in uno stato di diritto laico e liberale che garantisce a ciascuno di noi di poter essere pienamente se stesso. Quindi possiamo criticare quanto vogliamo, ma non commettiamo l'errore epocale di operare per la fine di questa nostra civiltà, immaginando che cambiandola andremo sicuramente in una dimensione migliore, perché purtroppo, guardandoci attorno, constatiamo che le cose non stanno affatto così. Scusate. L'interesse della finanza a omogeneizzare l'umanità. È chiaro che solo se c'è una umanità omogeneizzata, il cambiamento grosso che c'è stato è quello che gli economisti chiamano la finanziarizzazione dell'economia. Oggi la ricchezza
non si sostanzia più di beni e di servizi prodotti dalle economie reali. La ricchezza oggi si sostanzia nel denaro, a prescindere dalla fonte di questo denaro. Oggi non si è ricchi perché si possiedono, ad esempio, degli immobili. Si è ricchi solo se si possiede il denaro. Siamo arrivati al punto in cui, se tu possiedi una casa, sei sfortunato, perché su quella casa devi pagare un sacco di tasse, non la puoi più vendere perché il mercato non le recepisce più. Se hai più case, sei rovinato perché non ce la fai a pagare tutte le tasse che incombono su quella casa. Invece, se tu sei abile nel maneggiare la finanza speculativa, si accende il computer, si acquista, si vende denaro virtuale. Nel 2008, quando ci fu il tracollo della Lehman Brothers, si scoprì che in parallelo al binario delle borse e delle banche regolamentate c'è un fiume di denaro virtuale, frutto della speculazione di denaro su denaro, che all'epoca fu stimato in 787 mila miliardi di dollari, 12 volte il PIL mondiale. Chi oggi detiene questo fiume di denaro virtuale è quello che governa le sorti del mondo. E per poter riciclare questo denaro virtuale e trasformarlo in beni e servizi reali, devono controllare i governi del mondo, devono occupare gli stati, ed è quello che sta accadendo un po' ovunque, compresa l'Italia, da quando nel novembre del 2011 Giorgio Napolitano, che è stato il grande burattinaio della finanza speculativa globalizzata, ci impose dall'alto Mario Monti, che quando giurò sulla Costituzione, assumendo la carica di capo del governo, di servire l'interesse nazionale dell'Italia, giurò il falso, perché quel giorno lui era nel direttivo della più grande banca privata al mondo, la Goldman Sachs, così come era nel direttivo di una delle tre grandi agenzie di rating, Moody's, che sono quelle che, speculando sullo spread, riuscirono a far perdere alle imprese della famiglia Berlusconi quotate in borsa quell'anno 1 miliardo di euro, costringendo Silvio Berlusconi a rassegnare le dimissioni senza un voto di sfiducia da parte delle Camere. Quindi è stato un colpo di Stato finanziario, e questa finanza è interessata a omogeneizzare e a omologare l'umanità. La responsabilità dell'Occidente, sono d'accordo, le responsabilità dell'Occidente sono sicuramente in mani, e non bisogna, come dire, generalizzare. Il colonialismo è stato sicuramente sfruttamento di quelle terre, ma è stata anche una realtà che ha consentito la creazione di stati moderni in quell'area del mondo, la nascita di un ceto medio in seno a quelle popolazioni, così come ha portato, come dire, su un piano talvolta formale, raramente sostanziale, anche la democrazia. Sicuramente quello che è accaduto in Iraq, quello che è accaduto in Libia nel 2011 è stato un fatto gravissimo, un fatto deleterio per quelle popolazioni e per noi stessi. Oggi noi stiamo pagando le conseguenze di tutto questo. Ma non possiamo, qui al riguardo, io non ricordo, forse è arrivata dopo la domanda, ecco, sulle crociate, è arrivata dopo il collegamento Islam-finanza e le crociate. Il collegamento Islam-finanza non è un collegamento automatico. Nell'ambito della finanza speculativa globalizzata c'è anche una realtà islamica, c'è una realtà cinese, c'è una realtà russa, c'è una realtà americana, c'è una realtà ebraica. Ma non c'è una esclusività per quello che riguarda l'Islam. Sulle crociate, io vorrei ricordare che le crociate iniziarono nel 1095. Nel 1095 siamo esattamente 5 secoli dopo
le invasioni islamiche sulla sponda orientale e meridionale del Mediterraneo, la sottomissione all'Islam delle popolazioni che erano al 98% cristiane. L'Europa era già stata invasa in Spagna, in Sicilia, era già stata invasa Roma per due volte, erano già stati creati avamposti militari islamici ovunque in Europa. Le crociate avvennero storicamente in un momento in cui l'Europa era al suo interno pesantemente minacciata e continuamente minacciata dagli islamici. Dobbiamo contestualizzare nel tempo e nello spazio gli eventi storici. Io ho un appunto da fare alle crociate, che furono fatte troppo tardi. Bisognava intervenire prima, non bisognava aspettare che l'Europa fosse pesantemente insidiata al suo interno dall'Islam, oltre al fatto che sapete bene che storicamente furono giustificate con la liberazione del Sacro Sepolcro occupato, conquistato dagli islamici, ma il contesto dell'Europa era un contesto estremamente grave, preoccupante per la presenza militare, fisica degli islamici. La nostra amica che dice che sono per l'apertura è sbagliato concepire l'apertura come la paura, l'apertura va, come dire, va sostanziata di contenuto, cioè nessuno di noi è per chiudersi dentro casa propria e nessuno di noi è contro il rapporto con altri popoli, altre nazioni. Il problema non è l'apertura, ma è quello che si sta verificando oggi. Questa non è un'apertura, questa è un'autoinvasione, quella che sta accadendo. Io fatico a comprendere certi discorsi perché significa che non si è direttamente toccati dal problema. Io non capisco veramente come si arrivi a non voler vedere la realtà fin quando non si è direttamente colpiti dalla realtà. Ci sono in Italia, in Europa, innumerevoli casi concreti che ci fanno comprendere che sta accadendo qualcosa che è profondamente deleterio per le nostre società, per i nostri figli. Quindi non c'è nessun pregiudizio nei confronti delle persone. L'emigrazione esiste da quando esiste la storia, da quando esiste la vita. Non si tratta di... Io sono un ex immigrato in Italia, non potrei mai essere contro l'immigrazione. Però un conto è una emigrazione che viene regolamentata, dove chi viene ha una sua dignità, ha una possibilità concreta di essere inserito non solo nel mondo del lavoro ma anche nell'ambito della società, della cultura. Un altro conto è ritrovarci di fronte ad un contesto dove molti, sempre più italiani ma anche europei, si sentono sopraffatti, non si sentono più a casa propria. Quindi questo è il problema. Non possiamo negare questa realtà semplicemente perché non ci ha toccato direttamente. Non è che ci si può svegliare solo se la propria figlia viene stuprata o solo se veniamo danneggiati perché ci occupano la casa o perché subiamo delle violenze di altra natura. Dobbiamo essere responsabili. Non si tratta di chiudere le porte a chiunque o di volerci isolare dal mondo, ma si tratta di applicare in modo saggio l'esortazione evangelica, che a me piace tantissimo e che trovo illuminante per tutti noi: ama il prossimo tuo così come ami te stesso. Questa seconda parte noi oggi ce la siamo dimenticata, ci si limita ad applicare la prima parte, ma se uno non ama se stesso, se non siamo colmi d'amore, non possiamo neanche donare amore. La velocità delle variazioni climatiche, no, è chiaro che non sono da trascurare, e sono d'accordo che bisogna intervenire per porre un argine a quell'inquinamento che probabilmente, dico probabilmente perché ci sono tesi
diverse, talvolta contrastanti, sugli effetti dell'inquinamento ambientale nel cambiamento che si sta verificando. Io non sono un esperto, lei si è presentato, tu ti sei presentato come un tecnico, quindi probabilmente ne sai mille volte meglio di me. Ma dico però questo: noi non possiamo accogliere in Italia e in Europa tutti coloro che si trovano in aree del mondo dove ci sono problemi legati a, come dire, alla specificità del clima. Dobbiamo sicuramente operare per risolvere anche il problema legato al clima, i problemi legati alle guerre, i problemi legati alla povertà, ma dobbiamo domandarci se questa sia l'unica opzione possibile, cioè quella di aprire illimitatamente e incondizionatamente le nostre frontiere, o se ci sia invece un'alternativa, se possiamo aiutarli a vivere dignitosamente a casa propria attraverso la formazione, perché quello che manca all'Africa, nonostante secoli di sfruttamento materiale da parte delle potenze coloniali europee e oggi principalmente da parte della Cina, l'Africa resta comunque un continente ricco. Quello che manca agli africani non sono i soldi, non sono le ricchezze, ma è la formazione. Noi possiamo aiutarli molto dando loro la formazione affinché diventino protagonisti dello sviluppo dei loro paesi. L'obiettivo del terrorismo è quello innanzitutto di inculcare in noi la paura, non è quello di uccidere un certo numero di persone, non è un obiettivo militare quello del terrorismo, ma è un obiettivo psicologico. I terroristi non vinceranno mai la guerra colpendo una piazza, massacrando 10, 20 o anche 1000 persone, ma vinceranno nel momento in cui la paura si radicherà dentro ciascuno di noi, al punto che non usciremo più di casa nostra, al punto che non vivremo più in modo normale, al punto che non consentiremo più ai nostri figli di andare in giro, di andare al supermercato, di andare al cinema, di salire sull'autobus. Quando ciascuno di noi sarà a tal punto sopraffatto dalla paura di non essere più se stesso dentro questa nostra casa comune, lì avrà vinto il terrorismo. In parallelo voglio aggiungere che la islamizzazione è un processo che si compie in parallelo sia attraverso la realtà demografica che noi promuoviamo oggi, sia attraverso anche la diffusione capillare di moschee, di scuole coraniche che rappresentano dei presidi sul territorio. E dove qui rispondo ad una domanda che forse ho saltato, che concerne la specificità, in parte ho saltato la specificità dell'Islam. I musulmani come persone possono essere moderati. Io lo sono stato per 56 anni, un musulmano moderato, e possono esserlo se sono laici, se antepongono la ragione e il cuore ad Allah e a Maometto. Ma quello che Allah prescrive nel Corano, quello che ha detto e soprattutto quello che ha fatto Maometto non è moderato. Non è vero che tutte le religioni sono uguali, non è assolutamente vero. Le persone sono tutte pari in quanto depositarie di valori inalienabili alla vita, alla dignità e alla libertà, ma c'è un abisso tra il cristianesimo e l'Islam. Gesù Cristo non ha mai ucciso nessuno, non ha mai ordinato di uccidere nessuno, non si è mai compiaciuto dell'uccisione di nessuno. Maometto, se vivesse oggi, verrebbe arrestato e condannato per crimini contro l'umanità. Maometto è uno che ha ucciso, che ha sgozzato e decapitato personalmente. Come si fa a dire che tutte le religioni sono religioni di pace? Signori, bisogna capire, bisogna conoscere la realtà prima di pronunciarsi su un tema. Bisogna prendersi la briga, ed è quello che fece Oriana Fallaci, di leggere i testi, non andando su Wikipedia, ma bisogna leggere i libri, bisogna leggere i testi di riferimento e bisogna capire correttamente la realtà. Sul fatto, credo che sia l'ultimo o il penultimo intervento, dell'Islam come parte dell'identità europea,
Mi spiace, ma non conosci la storia. Per 1400 anni l'Europa e la Chiesa hanno sempre condannato l'Islam, hanno sempre condannato il Corano, hanno sempre condannato Maometto. L'Europa per 1400 anni è stata vittima dell'Islam, è stato bersaglio di aggressioni fisiche, di aggressioni militari dell'Islam. Il riferimento a dei pensatori che hai menzionato rappresenta una realtà minoritaria in seno all'Islam. Per la maggioranza dei musulmani, scusatemi, mi sto dilungando, la maggioranza dei musulmani, il Corano è opera increata al pari di Allah. Quindi guai a dire che il Corano è stato scritto da Maometto. Per i musulmani il Corano è Allah che si incarta, che si sostanzia, che si invera in questo testo. Quindi da 1400 anni la maggioranza dei musulmani è convinta che ciò che Allah prescrive nel Corano debba essere ottemperato letteralmente e integralmente. Nell'Ottocento c'è stata una scuola filosofica e teologica islamica denominata scuola Mu'tazilita, che ha affermato la tesi eterodossa del Corano creato, non increato, ma creato, e questo ha consentito di usare la ragione per entrare nel merito dei contenuti del Corano e di poter interpretare il contenuto del Corano per renderlo compatibile con quelli che sono i valori della nostra umanità. E gli esponenti di maggior rilievo di questa scuola, noti in Occidente, sono stati Averroè, sono stati Avicenna, ma si dimentica di dire che rappresentano appunto una minoranza che è stata condannata di eresia. Si cita Averroè, ma ci si dimentica di ricordare che fu costretto all'esilio per non dover subire la condanna a morte, le sue opere furono bruciate, ma la realtà dell'Islam in Europa è sempre stata una realtà conflittuale. Ci sono stati sicuramente rapporti con i musulmani. Il caso emblematico è quello della Repubblica di Venezia. La Repubblica di Venezia, che visse per oltre 1000 anni, ebbe floridi rapporti commerciali con soprattutto la realtà che oggi chiamiamo la Turchia, ma era un rapporto tra le persone, e le persone, i musulmani che avevano l'autorizzazione a entrare nel territorio della Repubblica di Venezia potevano starci limitatamente al permesso accordato loro, nei termini in cui questo permesso imponeva, ma sul territorio della Repubblica Veneta non c'è mai stata nessuna moschea. Si è sempre distinto in modo rigoroso tra la dimensione della persona e la dimensione della religione. Quindi con le persone, con i musulmani come persone, noi sicuramente possiamo avere il dialogo e la convivenza, a condizione che avvenga su una piattaforma laica, dove ciò che noi esigiamo nei nostri stessi confronti deve valere anche per loro. Il nostro problema oggi è che noi siamo esigenti nei nostri confronti e accordiamo deroghe ed eccezioni agli altri, consentiamo agli altri ciò che non è concesso a noi stessi. Concludo dicendo questo: dobbiamo recuperare la cultura del volerci del bene. Io fatico veramente a capire quelle persone che ogni qualvolta si afferma una realtà negativa da parte di persone che oggi entrano in Europa, c'è sempre qualcuno che interviene per dire: ma in passato l'abbiamo fatto anche noi. Ma questa cosa qui è la reazione al fatto che li abbiamo bombardati, è la reazione al fatto che li abbiamo colonizzati, è la reazione al fatto che abbiamo fatto le crociate. Dobbiamo volerci del bene. È vero che ci abbiamo commesso degli errori, ma questi errori non possiamo oggi addurli come giustificazione delle nefandezze, delle atrocità
che perpetrano nei nostri confronti. Dobbiamo tornare a rimettere al centro il nostro legittimo, sano amor proprio per garantire ai nostri figli e ai nostri nipoti di poter continuare a beneficiare di questa civiltà che ci consente di stare insieme anche se abbiamo idee diverse, anche se probabilmente aspiriamo a prospettive diverse, ma siamo tutti qua rispettando il diritto alla vita di ciascuno di noi, rispettando la dignità altrui e rispettando soprattutto la libertà d'espressione di ciascuno di noi. Grazie. Allora, con queste risposte concludiamo la tredicesima università d'estate di Soveria Mannelli, ringraziando il sindaco Sirianni, senza il quale nessuno di noi sarebbe qua, il professore Florindo Rubettino, direttore dell'università d'estate di Soveria Mannelli, il professore di questa sera Magdi Cristiano Allam, e poi, con applauso finale, tutti gli amici che hanno formulato le domande, hanno arricchito il dibattito di questa sera, Radio Radicale che ci segue sempre con grande attenzione, così come Libera TV, Fiore di Lino che ha organizzato in modo sapiente l'organizzazione e soprattutto tutti voi che con la vostra presenza avete reso importanti queste giornate. Al prossimo anno. A domani dalle 10 alle 12 e dopodomani dalle 10 alle 12 nella biblioteca Michele Caligiuri che faremo delle esercitazioni per completare il percorso formativo relativo ai crediti scolastici che saranno assegnati a chi è stato presente. Grazie ancora. Insomma, Mario, finisce qua questa tredicesima edizione Università d'Estate qui a Soveria. Insomma, grande successo, grande presenza di pubblico e devo dire grandi personaggi culturali. Abbiamo sottolineato il tema di quest'anno che era il futuro della storia. Dobbiamo capire dove siamo per comprendere dove stiamo andando. E abbiamo cercato di riflettere con tre relatori, ognuno a suo modo controcorrente. Con Giordano Bruno Guerri che negli anni 70-80 parlava di fascismo, della storia del fascismo e poi del ruolo della Chiesa nella società italiana e poi ancora del brigantaggio nella storia d'Italia e poi abbiamo proseguito con Ciriaco De Mita che è un presidente del Consiglio e segretario della Democrazia Cristiana negli anni 80 che ha riproposto le idee, i valori, la cultura dei democratici cristiani nella società italiana dell'inizio del XXI secolo e poi con Magdi Cristiano Allam che ha evidenziato un tema fondamentale, cioè il tema della identità dell'Occidente. Quando nelle grandi città europee il primo nome di battesimo, il primo nome dei nati è quello di Mohammed, è evidente che la presenza degli islamici in Europa in virtù del decremento demografico è crescente. Questo chiaramente comporta dei riequilibri, delle questioni, delle tensioni, così come i vari attentati che si stanno verificando in maniera sempre più crescente all'interno dell'Europa. Perché il tema non è quello di creare dei morti, di ammazzare, ma è quello di suscitare la paura all'interno della società occidentale, quindi di cambiare i modi e gli stili di vita. È un tema molto complesso, come sappiamo, e quindi bisogna verificare se i collegamenti che esistono tra terrorismo e immigrazione, se l'immigrazione è necessaria ed è un dovere dei paesi ricchi aiutare i paesi poveri, delle persone che stanno meglio rispetto a quelle che stanno peggio, questo è un dovere etico importante. Dall'altro lato vanno ribaditi i valori della società dell'Occidente, che sono quelli della società aperta, che è tollerante verso qualunque fede, qualunque tendenza, qualunque opinione politica. C'è un solo limite
alla società aperta. Non si può essere tolleranti con gli intolleranti e quindi questo pone tutta una serie di questioni che vanno affrontate nell'ottica di lunga durata, non schiacciate sul presente. Quindi bisogna capire la storia europea da cosa parte, le crociate da cosa sono state originate e riflettere sul colonialismo, sui guasti, sui risultati del colonialismo e quindi riflettere sull'oggi, senza dimenticare il passato, ma guardando all'avvenire per preservare l'identità dell'Europa. Allora, innanzitutto le ringrazio per aver citato questa piccola intervista. Bene, abbiamo seguito con molta passione, molto, insomma, veramente molto affascinante quello che lei ha detto questa sera. Magd Cristian Allam, insomma, io le voglio fare alcune domande. Lei ha collaborato con diverse testate giornalistiche, tra cui Il Manifesto, Il Corriere della Sera e Repubblica. Oggi lei che responsabilità dà ai giornalisti nel fronteggiare la situazione attuale? Ma è una responsabilità enorme, perché indubbiamente l'informazione è fondamentale nella diffusione di ciò che accade dentro casa nostra, di fronte a casa nostra. Quindi la sostanziale assenza di informazione corretta, la diffusione di una mistificazione della realtà, un asservimento soprattutto della grande stampa, delle grandi televisioni, a quelli che sono dei poteri finanziari, dei poteri delle grandi banche e l'assunzione di una linea filogovernativa, costi quel che costi, danneggia enormemente la capacità dei cittadini di conoscere correttamente quello che sta accadendo ed è necessario porre un argine a questa mistificazione della realtà, perché considero che uno dei diritti fondamentali dei cittadini sia proprio quello di acquisire informazione corretta, che è la condizio sine qua non per poter poi valutare adeguatamente i dati e i fatti e infine realizzare ciò che effettivamente corrisponde al proprio bene. Lei parlava di colpo di Stato, l'Italia ha avuto un colpo di Stato finanziario, parliamo con Napolitano e Monti. Appunto su questo le volevo fare una domanda. Una città della Calabria come la Lamezia Terme ha intestato, e noi come emittente combattiamo, ha intestato proprio la sala consiliare a Napolitano. A Napolitano. Sembra un po' una cosa strana questo di intestare, e come si può rimuovere l'intestazione, ci può dare un consiglio, l'intestazione proprio a Napolitano di questa sala del Comune della Lamezia Terme? Ma è doppiamente strana, perché solitamente le aule o le strade o le piazze vengono intestate alle persone che sono già, come dire, defunte. Esatto. E solitamente si attendono 10 anni, questo vale sicuramente per le strade, per le piazze, tranne come dire, un decreto particolare emesso dal prefetto che può consentire una deroga rispetto a questa tempistica. Ed è strana perché Giorgio Napolitano è probabilmente uno dei capi di Stato più controversi della nostra Repubblica e ad oggi è impegnato in politica, è senatore a vita, quale è ex capo di Stato, ma opera nell'ambito della politica, quindi rappresenta una parte della politica italiana ed è come dire, assolutamente un atteggiamento fazioso quello di intitolare la sede dove si svolgono le sedute consiliari, dove siedono sia chi la pensa come Giorgio Napolitano, sia chi la pensa esattamente nel modo opposto, intitolarla ad un personaggio che è parte integrante della realtà dell'Italia ed è
la realtà che, ed è il personaggio che oggi, come dire, continua a condizionare fortemente chi sta al governo. Quindi io mi auguro che questa scelta infelice venga revocata in modo tale da consentire a chi è stato vittima della politica di Giorgio Napolitano possa sedere in quest'aula senza sentirsi in difficoltà. Lei prima parlava di Monti, nel momento in cui venne eletto Monti come Presidente del Consiglio ha giurato il falso, mettendo in difficoltà tutti gli italiani, ha fatto un esempio sulle case. Insomma, ci può spiegare meglio questo concetto ai nostri telespettatori? Quando nel novembre del 2011 Monti, assumendo la carica di capo del governo, giurò sulla Costituzione di servire l'interesse nazionale dell'Italia, giurò il falso perché quel giorno lui era nel direttivo della più grande banca d'affari privata al mondo, la Goldman Sachs, così come era nel direttivo di una delle tre grandi agenzie di rating, Moody's, che sono proprio quelle che, speculando sullo spread, di cui la maggioranza degli italiani all'epoca ne anche sapeva che cosa fosse, spread, che è il differenziale tra i titoli decennali tedeschi e quelli italiani, costrinse... Ma si è giocato sull'ignoranza media un po'. Diciamo che c'è stata una ricaduta reale perché i titoli delle società della famiglia Berlusconi quotate in borsa quell'anno, 2011, registrarono una perdita di 1 miliardo di euro. Quindi Silvio Berlusconi fu messo con le spalle al muro. Il messaggio era di stampo mafioso: o ti fai da parte o noi ti distruggiamo. Quindi Silvio Berlusconi, che era capo del governo, che aveva una maggioranza in Parlamento, fu costretto a rassegnare le dimissioni senza un voto di sfiducia da parte delle Camere. Silvio Berlusconi denunciò il colpo di Stato finanziario, è stato anche confermato da dirigenti europei e anche dall'allora ministro del Tesoro americano, che confermarono che ci fu un complotto contro Silvio Berlusconi. Poi Silvio Berlusconi di fatto si arrese, perché poi sostenne il governo Monti, entrò a far parte del governo di Enrico Letta e trovò anche un accordo poi con Matteo Renzi, il cosiddetto patto del Nazareno. Perché il messaggio è molto chiaro: se stai all'interno del sistema o ti adegui o ti fanno fuori. Parliamo un po' il suo legame con Benedetto XVI, insomma, in che modo ha portato a legare la ragione alla religione? La fede alla ragione, esatto. Strada illuminata verso la fede cristiana. Sì. Benedetto XVI è stato indubbiamente il Papa che più di altri ha incarnato il sodalizio armonioso tra fede e ragione, ed è ciò che sostanzia l'essenza del cristianesimo, la fede in Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, dove la dimensione trascendente della fede e la dimensione umana della ragione convivono in modo indissolubile, sono due facce della stessa medaglia. Come cristiani noi possiamo legittimamente usare la ragione per entrare nel merito dei contenuti della fede, li possiamo vagliare, li possiamo criticare, li possiamo contestualizzare nel tempo e nello spazio, possiamo attribuire a questi contenuti anche un significato allegorico affinché risultino consoni con lo spirito dei tempi, cosa che invece non si può fare nell'Islam. Bene, Benedetto XVI mi ha illuminato dentro, per me ha rappresentato il faro che mi ha portato a prendere atto che una fede interiore che io ho sempre coltivato trovava nel cristianesimo la sua dimora naturale. Invece su Papa Francesco, Papa Francesco, ho due grandi preoccupazioni. La prima è... Preoccupazioni, dubbi. Preoccupazione e dubbi, perché è arrivato a legittimare l'Islam come religione ed è un ossimoro
è una contraddizione in termini, perché o si è cristiani o si è musulmani. Il cristiano è tenuto ad amare il musulmano come persone, ma non a legittimare l'Islam come religione, Islam che condanna sia l'ebraismo sia il cristianesimo come miscredenze. Così come sono molto perplesso sull'enfasi posta da Papa Francesco nella cosiddetta accoglienza, perché quelli che arrivano in Italia sono prevalentemente giovani musulmani che promuovono l'islamizzazione demografica dell'Italia e dell'Europa. E il vicario di Cristo, il custode della Chiesa, non può essere lui quello che si prodiga più di altri a favore dell'islamizzazione demografica dell'Italia e dell'Europa. Lei parlava di Maometto. Maometto, insomma, diciamo molti musulmani seguono alla lettera, invece lei dice no, non è così, perché Maometto dovrebbe essere condannato a morte, se esisterebbe adesso, per tutti i crimini che ha fatto, perché era stato il primo criminale. Io ho scritto un libro che è uscito da pochi giorni, che si intitola Maometto e il suo Allah, ed è una biografia obiettiva di Maometto, dove io all'inizio dico che il vero autore del libro è Maometto, non sono io. È un libro pieno di frasi virgolettate, perché sono le parole dette da Maometto. Quindi è un documento da cui si evince che Maometto non ha nulla a che fare con Gesù Cristo, che Maometto è stato un guerriero che ha combattuto, che ha ucciso, che ha personalmente sgozzato e decapitato i suoi nemici. In particolare è stato feroce con gli ebrei. Dico che se Maometto vivesse oggi e se perpetrasse oggi sarebbe condannato per crimini di guerra, che fece nel VII secolo, verrebbe arrestato e condannato per crimini contro l'umanità. Io le ringrazio per essere venuto qui a Soveria alla tredicesima edizione dell'Università d'Estate. Grazie per essere venuto, grazie per aver accettato questa intervista e in bocca al lupo come sempre. Grazie a voi e auguri di sempre nuovi successi.